amici di Patrimonio Italiano TV, siamo all'Auditorium della Conciliazione con un patrimonio italiano partenopeo nel mondo. Biagio Izzo, buonasera Biagio. Che soddisfazione, bella presentazione, grazie, grazie a tutti i nostri amici all'estero. Ovviamente io dico partenopeo, i napoletani sicuramente ti conosceranno, ma ovviamente tu hai una platea immensa. Allora Biagio, siamo in questa 23esima edizione del premio Braille, un premio che è un'istituzione e che mostra tutto il lato bello dell'Italia, un'Italia solidale, anche se con qualche problema strutturale, lo diciamo, gli italiani sono veramente solidali, però soprattutto per il mondo dei non vedenti, dei ciechi, ci sono ancora delle barriere architettoniche da superare. Certo, e i problemi ci sono, per amor di Dio, non tutto si supera facilmente, però stiamo lavorando in quella direzione. Questo premio è la dimostrazione che qualcosa si muove, qualcosa si fa, c'è gente che si dedica a quest'opera benefica, insomma, chiamiamola così, ma è un'opera nobile, importante, e quindi piano piano ci arriviamo, dateci il tempo, siamo sempre napoletani, così, piano piano. E infatti poi ecco, associamo a questo nobile intento anche una serata divertente, goliardica, seria ovviamente, ma anche col sorriso che non guasta mai. Ma io penso che sia veramente la cosa più giusta, il comico e la sua missione è quella, no? Di trattare anche argomenti o in situazioni dove magari c'è una certa tensione, una certa serietà, e di dissacrare un po' la situazione, ma viva Dio! Tanta gente la vediamo qui già nella sala, sì. Che porta appunto all'ingresso. Biagio, ti faccio una domanda al volo sul tuo rapporto con l'estero, con gli italiani all'estero. No, io grazie a Dio con un po' le mie serate giro abbastanza anche l'estero, specialmente molto la Germania, la Svizzera, ho fatto gli Stati Uniti, e ti posso garantire che quando arriviamo lì è una emozione grande, perché è come se veramente vedessero chissà chi. Mi fa molto piacere, spero di continuare, anche quest'anno ci andrò. Farò la Germania, farò Londra, farò la Svizzera, e ne sono contento, ne sono felice, perché portare un po' della nostra Italia all'estero è sempre una bella cosa. E allora chiudiamo con un saluto a tutti gli amici italiani all'estero di Patrimonio Italiano TV. Un bacio forte, a zaccuso forte da Biagio Izzo. Ciao a tutti quanti.